Buonasera, eccoci per una nuova puntata di In Cammino, la nostra puntata settimanale dedicata ai settimanali mensili cattolici che fanno riferimento alla FISCE, la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici. Partiamo dopo la sigla. Oggi raccontiamo altre due realtà editoriali diocesane, una che mette insieme praticamente quasi tutta la regione Lazio, e ci arriviamo e vi presento subito il coordinatore di Lazio 7, Costantino Coros. Ben trovato, Costantino. Grazie, ben trovato a voi. E poi collegati dall'arcidiocesi di Catanzaro Squillace è con noi Mario Arcuri, direttore del mensile Comunità Nuova. Ben trovato, direttore. Buonasera a voi. Eccoci qua, due realtà distanti solo geograficamente, ma che hanno chiaramente, come tutte le realtà appunto editoriali che stiamo raccontando, la stessa finalità, quella di raccontare un territorio ecclesiale, di far entrare nel territorio ecclesiale anche il mondo, mediandolo attraverso i redattori, i giornalisti che appunto prestano la propria professione per queste realtà. Partiamo da Lazio 7, che ha una storia tutta particolare, anche un modo di essere pubblicato, no? Particolare, Costantino, perché Lazio 7 è un supplemento, un dorso, come si dice, di Avvenire, del nazionale Avvenire. Come e quando nasce Lazio 7? Sì, come dicevi tu, è un dorso settimanale che esce tutte le domeniche di Avvenire. Se la memoria mi aiuta, non mi inganna, nasce circa 15 anni fa, con il gruppo redazionale che lo coordina a livello regionale, che siamo in tre. Abbiamo iniziato quasi 6 anni fa, insomma, a coordinarlo, questo cammino, insieme ad altri 12 colleghi. Certo. È un bel gruppo, un gruppo che ha imparato e impariamo ogni giorno a camminare insieme, ad ascoltarci, a dialogare e a costruire insieme questo dorso, insieme anche al prezioso lavoro di dialogo e di accompagnamento della redazione di Milano, che ci segue sempre ogni giorno veramente. Queste le prime informazioni di Lazio 7, poi continueremo chiaramente ad approfondire come funziona anche questa redazione particolare, perché tante diocesi, non c'è un luogo fisico magari dove vi incontrate, ma probabilmente c'è una sorta di redazione diffusa, ma poi vedremo anche un servizio. E andiamo da Mario Arcuri, anche qui una situazione, una storia che ha più di 40 anni, quella di Comunità Nuova, un mensile, quella dell'arcidiocesi di Catanzaro Squillace. Raccontaci un po' le finalità e la storia di Comunità Nuova. Comunità Nuova è una storia gloriosa, un po' un fiore all'occhiello per quanto riguarda la nostra diocesi. Nasce nel 1982 per intuizione di Monsignor Cantisani, che fu l'autentico pastore del concilio nella nostra chiesa diocesana. Nasce proprio per dare voce alla comunità e soprattutto per rinnovare quelle che potevano essere le istanze, ma anche i bisogni e le aspettative di una comunità in cammino. Da lì a poco ricordo che venne celebrato anche il sinodo diocesano. Proprio a questo proposito devo dire che dobbiamo al nostro attuale arcivescovo, no? Arcivescovo Claudio Maniaco, proprio il riprendere il cammino di Comunità Nuova proprio anche nel solco del sinodo, perché lo vogliamo dire, Comunità Nuova è anche rinasce nella nostra diocesi nella duplice versione cartacea e web, proprio in questo ultimo anno, come frutto del sinodo, perché abbiamo profondamente riflettuto sulle finalità, sulle nuove finalità che un giornale oggi nella duplice versione web e cartacea può avere nelle nostre realtà, considerato anche la crisi dell'editoria, la crisi anche del cartaceo, la crisi della lettura in generale. E allora ci siamo profondamente interrogati con il nostro arcivescovo, che ha voluto proprio riprendere nel rispetto assoluto della primitiva V-Mission, che le venne assegnata da Monsignor Cantisani, un giornale che sta riscuotendo entusiasmo, favori
di tutta la comunità diocesana e anche di tutto il territorio. Poi capiremo anche questo doppio binario del cartaceo mensile e del quotidiano online, ci arriveremo tra poco. Torniamo a Lazio 7, Costantino Coros. È interessante, in un numero di 12 pagine c'è una parte, diciamo, regionale, poi si va nello specifico a raccontare le singole comunità. Sì, sì, l'abbiamo strutturato così. Le prime tre pagine sono regionali, perciò notizie dalla regione, dal territorio regionale, dal punto di vista economico, culturale, sociale, ecclesiale. E poi, come dicevi tu, si va nelle pagine tematiche dedicate ad ogni singola diocesi che partecipa al dorso, e si raccontano e raccontano ai lettori non solo le attività ecclesiali ma anche quella della vita della comunità. A me piace definire questo lavoro fatto insieme a tutti i 12 collaboratori delle singole, che ognuno lavora nelle singole pagine, più le nostre redazione, un puzzle dove tutto è importante, compresa, appunto, come ti dicevo, la redazione di Milano. Ogni casella è importante per disegnare e costruire questo prodotto collaborativo, fatto, certo, di tante voci, che però diventa un unico. È un unico, ma anche perché, insomma, di fatto il vostro direttore è il direttore dell'Avvenire, no? E comunque, ed è bella questo scambio che c'è tra il locale e il nazionale, una notizia che ha un rilievo nazionale poi di fatto si riverbera anche nel locale, e quindi c'è una lettura che arriva dal basso e viceversa, mi viene da dire. Sì. Sì, sì, proprio questo scambio, che è molto anche utile perché la lettura dei territori che i referenti delle pagine diocesane possono fare e trasferire alla redazione di Milano con delle proposte, possono diventare notizie di carattere nazionale, ma possono anche dare alla redazione diciamo un sentimento, un'attenzione rispetto a ciò che avviene nelle comunità locali, che sono comunque degli eventi belli, importanti, voglio pensare alle buone notizie in questo caso, che possono costruire anche buone pratiche, essere esempio per gli altri. C'è un giornale che unisce su questo doppio livello, locale e chiamiamolo globale, come, usando una formula abbastanza conosciuta, questa capacità di lettura dei territori, ma con anche una apertura più vasta nel raccontare le notizie. Lettura dei territori, Mario Arcuri, anche con Comunità Nuova, il fatto comunque di essere un mensile vi dà la possibilità di approfondire, di viaggiare nelle comunità parrocchiali. Avete anche questa rubrica particolare che si chiama Sguardi, che cerca di valorizzare, no, il territorio e le storie anche positive che arrivano dal territorio. Mario. Soprattutto quelle positive, perché abbiamo bisogno di energia, di positività. Abbiamo bisogno anche della buona notizia del Vangelo nelle nostre comunità. Abbiamo ideato proprio ultimamente con il servizio biblico anche, e quindi questa interconnessione con gli uffici diocesani, proprio la buona notizia del Vangelo domenicale, no? Ma dicevo di Sguardi, che è forse la parte più innovativa di questo giornale, grazie anche a un comitato di redazione propositivo, fatto comunque da giornalisti, quindi da persone comunque competenti in materia, anche in materia della comunicazione. I Sguardi proprio è uno sguardo sul territorio, su esperienze, e quindi dal diario di un giovane prete, che è una rubrica seguitissima perché è un po' il racconto di queste nuove vocazioni al sacerdozio, come anche le esperienze anche del volontariato, della parte, diciamo, più bella della nostra diocesi, che è appunto l'esperienza della prossimità, della carità, e così come anche la fede ricerca, altra rubrica che sta interessando anche molto i giovani, perché abbiamo una pastorale giovanile molto attenta su questo aspetto, che sta avendo in Comunità Nuova anche uno strumento importante, quasi laboratoriale, no? Per veicolare un po' quelle che sono le attività. E devo dire che Sguardi è stato forse la parte che ha riscosso maggiore successo, perché l'abbiamo quasi pensata proprio come
un'apertura a tutto tondo su un territorio che ha bisogno appunto di tante speranze e tante energie. Ovviamente sul Cartaggio. Mario, ci fermiamo solo per un istante, andiamo per qualche minuto in pubblicità, poi torniamo con il racconto di Lazio 7 Comunità Nuova, andremo anche nella redazione diffusa di Lazio 7 a conoscere gli altri collaboratori dopo la pubblicità. Oggi stiamo raccontando due realtà editoriali diocesane, Lazio 7, supplemento di Avvenire, e Comunità Nuova, il mensile dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Siamo in compagnia di Mario Arcuri e di Costantino Coros qui in studio, che Costantino, oltre ad essere coordinatore di Lazio 7, si è anche incaricato regionale per il Lazio della FISCI, della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, sì. Quasi un doppio incarico qui anche in veste ufficiale, diciamo così. Oh, se permetti, andiamo a conoscere altri tuoi collaboratori per Lazio 7, perché insomma è una realtà particolare, tante diocesi insieme, quasi un'esperienza sinodale dal punto di vista della stampa cattolica, che lo sperimenta questo stile sinodale, anche solo per mettersi d'accordo, non è mai semplice, no? Pensa in una redazione che è diffusa su tante diocesi, vediamo. Questa è una redazione diffusa, ci piace definirla così perché lavoriamo, pur essendo geograficamente distanti, a stretto contatto con gli uffici di comunicazioni sociali delle diocesi. Noi ogni settimana, come ufficio comunicazioni sociali, elaboriamo un timone. Pensiamo innanzitutto agli eventi, le attività che vengono svolte principalmente dagli uffici diocesani, e poi arriviamo fino alle singole parrocchie, a ciò che accade sul territorio, in particolar modo puntando a ciò che c'è di ecclesiale, ma non solo. Arriviamo anche sugli eventi sociali, alle buone notizie, a ciò che succede nei singoli comuni. Un'attenzione che viene data al territorio costante, con tante notizie, anche piccole, ma cercando di dare voce a tutti. Grazie a tutto quello che ci arriva, spesso raccontiamo anche altre realtà, perché sono le altre realtà a chiederci di far parte del progetto, di poter partecipare, di poter raccontare la cosa bella che hanno da comunicare. E c'è un ritorno per chi ci legge, perché spesso, non so, abbiamo fatto anche come si accede ai fondi europei, cose che le persone non sanno e che invece possono avere, diritti, servizi, e tutto questo si fa proprio con la comunicazione con il territorio. Il racconto anche delle cose belle, di ciò che si vive, fanno parte anche della storia nostra personale e allo stesso tempo della Chiesa in cui viviamo. Un'esperienza molto positiva, per esempio, è stata quella delle start-up, dove tutti magari raccontavano della disoccupazione giovanile. Noi raccontavamo perché ci veniva da chiesto da loro, in 100 startup ci hanno chiesto di raccontare quello che facevano loro, perché avevano visto come raccontavamo il territorio, come raccontavamo le diocesi, e di questi potrei fare altri 1000 esempi. Esperienza dell'Avvenire 7, del dorso che si produce, leggendo le pagine che ogni diocesi produce, ci si rende conto di quanta fantasia, di quanta creatività, di quanta vita circola nelle nostre realtà, nelle nostre comunità, possiamo dire nelle nostre vene. E questo ci incoraggia, questo ci dà forza, ci dà fiducia, e di questo ne abbiamo tanto bisogno. Una realtà molto dinamica in cui tutti sono pronti a fare. Costantino, insomma, un bel lavoro d'equipe, di gruppo, di ascolto reciproco per arrivare poi a mettere in piedi ogni settimana questo giornale. Io ho in mano la prima pagina, l'ultima prima pagina, quella uscita domenica scorsa, dove anche qui, insomma, si passa da temi diciamo ampi, larghi. Qui le donne, chiaramente è stata la settimana della festa delle donne, la donna però nel mondo del lavoro, le aziende, no? In rosa, e poi chiaramente il progetto di pace per portare alla luce il ruolo delle donne. Quindi si mescolano le tematiche nazionale, locale, e ritornano al nazionale. Sì, questo è un po' quello che ci dicevamo prima, l'attenzione al territorio, il leggere alcuni argomenti con un focus, con uno sguardo al locale, ma poi ampliarle al nazionale. Infatti questa pagina, insomma, lo disegna, lo spiega
bene dalle imprese femminili, come vanno nella Regione Lazio, qual è il loro stato di salute, fino al progetto di Avvenire che ha lanciato Donne per la Pace, che invece ha una rilevanza nazionale, ma che tutti quanti, dalla più piccola parrocchia fino alla più grande diocesi, lo possono sposare e adottare come iniziativa, e nel senso di sentirlo e farlo sentire proprio. E una piccola cosa volevo aggiungere, qui abbiamo visto due nostri collaboratori, però tutti quanti, che sono veramente tanti, io li porto nel cuore tutti i giorni, perché in questi anni di esperienza hanno arricchito la mia vita, mi hanno insegnato tante cose, perché penso che questa attività non sia solo un coordinare un lavoro, ma anche ascoltare e imparare dagli altri. Diciamo, i protagonisti del servizio che abbiamo conosciuto erano in rappresentanza di una squadra ben più ampia, perché sarebbe stata anche difficile da parte nostra, certo, a livello logistico, girare 9 redazioni delle 9 diocesi, insomma, per poter raccogliere da tutti una testimonianza. Comunque è un bellissimo progetto. Torniamo a Catanzaro Squillace, Comunità Nuova. Ho in mano anche la prima pagina, Mario Arcuri, del vostro ultimo numero, un editoriale che parla di temi a noi molto cari. Parliamo di sinodalità, di stile sinodale in questo anno della fase sapienziale. C'è anche il tema della preghiera, siamo nell'anno della preghiera, guardando al giubileo, insomma, tanti i temi per i vostri lettori, per far tenere a tutti il passo di questa Chiesa in uscita. Non poteva essere altrimenti, un numero per certi versi mi sia consentito definirlo avveniristico per le nostre realtà, perché non so se si vede un po' dalla copertina, abbiamo immaginato una copertina che abbiamo concretizzato attraverso l'intelligenza artificiale, una copertina dando appunto alcune coordinate che con un programma di intelligenza artificiale ha messo insieme il cammino sinodale, il deserto, e la preghiera della Quaresima e la croce di Cristo che si staglia. Quindi l'immagine che stiamo vedendo sulla prima pagina è stata realizzata da un'intelligenza artificiale chiaramente istruita da voi. Sì, da noi, io devo dire, in particolare grazie a due validissimi collaboratori che sono Don Vitaliano, che è tra l'altro il segretario di redazione, ma anche vice direttore dell'ufficio comunicazione sociali, che diciamo che è proprio saluto, che so che è dietro la telecamera, che ha garantito anche questo collegamento, nonché anche artefice del vostro sito internet, e quindi lo ringraziamo per la presenza discreta dietro le telecamere. Questo serio, veramente una persona, ecco, questa disponibilità, questo lavoro di squadra, lui, Antonio Mugnacci, ma anche tutti i giornalisti che collaborano in maniera anche volontaria, devo dire, questo lo voglio sottolineare, perché non va a discapito della professionalità, ma piuttosto arricchisce, un valore aggiunto per quanto ci riguarda, in realtà piccole come le nostre, dove però c'è questa scommessa di un servizio di informazione innovativa. E dicevo che questo numero proprio ha voluto a tutto tondo affrontare appunto sia il tema dell'intelligenza artificiale, che è stato oggetto tra l'altro di una profonda riflessione in diocesi in queste settimane, anche sulla scorta dei messaggi di Papa Francesco, e poi il discorso anche appunto del cammino del sinodo, che ha praticamente intercettato intercetta il cammino anche verso il giubileo con l'anno della preghiera, per cui praticamente prossimità, cuore e responsabilità nella sfida comunicativa sono state appunto le parole chiave che un po' sono poi oggetto appunto della riflessione di questo editoriale, di questo ultimo numero di Comunità Nuova. Costantino Coros, l'impegno dei giornalisti di Lazio 7 rivolto anche agli altri giornalisti in convegni, formazione, per far capire che comunicazione è anche missione, anche chi non è nell'ambito della Chiesa. Sì, questa è una delle iniziative che abbiamo portato avanti, in particolare prima della pandemia, d'accordo e insieme a tutti gli altri collaboratori delle pagine dell'inserto Lazio 7, organizzando dei corsi di formazione insieme all'Ufficio Comunicazioni Sociali del Lazio, l'Ordine dei Giornalisti di Roma e Lazio,
Ne abbiamo fatto uno dedicato al tema dei migranti, un altro dedicato al potere dei numeri, all'utilizzo e alla responsabilità dei big data, come vengono utilizzati. Ed ora, recentemente, abbiamo anche collaborato e abbiamo aderito, insomma, all'invito dell'Unione Cattolica Stampa Italiana del Lazio a partecipare a dei corsi di formazione sul territorio, sulle diocesi rivolte ai giornalisti. Io vi ringrazio per questo vostro impegno complesso, perché insomma coordinare tante realtà e declinare questo impegno anche nei territori è sempre insomma, un bel risultato. Poi quando si vede il giornale stampato o il sito internet aggiornato vuol dire che c'è una chiesa che si muove e cammina. Grazie a Costantino Corus, grazie a Mario Arcuri per essere stati con noi. Se vi siete persi questa puntata avete la possibilità di rivederla sulla nostra app Play 2000 in ogni luogo come vedete alle mie spalle, eccola qua, quindi scaricate l'app, direttore mi raccomando. Scaricate l'app, mi raccomando, Play 2000, e potrete rivedere anche questa puntata in cammino. Noi ci ritroviamo lunedì con un'altra puntata in cammino. A presto!